tanto entusiasmo, tanta partecipazione e soprattutto tanti tanti giovani. Circa 1500 sono quelli che hanno partecipato lo scorso 1 aprile alla Veglia delle Palme, un evento organizzato dall'Ufficio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Novara a Villa Marazza, a Borgomanero, ufficio diretto da Don Gianluca De Marco, che è qui con noi per questo podcast. La veglia si è caratterizzata sia per essere stata uno dei momenti del cammino verso la GMG, la Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà a Lisbona la prossima estate, sia perché nel pomeriggio i giovani hanno incontrato il nostro vescovo Franco Giulio Brambilla, proponendogli alcune domande, un dialogo aperto e amichevole. Questa parte la sentiremo al termine del nostro podcast e anche da qui emergerà la partecipazione e l'entusiasmo a cui facevamo cenno all'inizio. Entusiasmo che è la cifra indiscutibile di questo incontro, vero Don Gianluca? Sì, c'è stato veramente tanto entusiasmo in questa giornata, lo si poteva vedere nel volto dei giovani che erano lì presenti, anche nel modo in cui sono stati subito accolti a Borgomanero con i balli popolari in piazza davanti alla collegiata. E poi questa gioia che si è, diciamo, prolungata veramente per tutta la serata, anche con il concerto che possiamo dire è stato proprio un momento di esplosione di gioia, e la gioia era proprio il tema di questa Veglia delle Palme, che si inserisce nel percorso che accompagna i giovani alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. E questa veglia, appunto, forse è stata un po' sui generis, un po', diciamo, diversa rispetto alle edizioni passate, innanzitutto per il concerto, insomma, che è stato proprio qualcosa di nuovo, la prova anche di un linguaggio che di solito non usiamo per comunicare la nostra fede o per evangelizzare i giovani, che forse in altre parti del mondo è anche approfondito e valorizzato. E poi anche per l'incontro con il vescovo, al quale abbiamo posto tre domande, alle quali lui ha risposto, tre domande che partivano dal Vangelo, diciamo, che ha guidato questa Veglia delle Palme. Il tema era "Con la fretta buona, testimoni della gioia", e il brano di riferimento era quello delle donne che al mattino di Pasqua abbandonano il sepolcro e di fretta, pieni di gioia, portano l'annuncio del risorto ai discepoli. E quindi, appunto, partendo da questo brano, noi abbiamo esposto al vescovo tre domande alle quali dopo lui ha risposto, ecco, dando ai giovani anche la possibilità di portare avanti un po' quel contenuto che insieme abbiamo voluto condividere con lui. Per cui, ecco, diciamo, una giornata ricca, piena di gioia, sia nel tema che poi dopo nel suo svolgimento, con l'accoglienza all'inizio, l'incontro col vescovo prima di cena, la cena in oratorio, e ringrazio la comunità di Borgomanero veramente per la grande disponibilità che hanno dato, e poi dopo il concerto serale con il Reale. Prima di andare a sentire le parole del nostro vescovo e il dialogo con i giovani presenti, un piccolo accenno forse merita di essere fatto proprio a quello che era un passo verso la GMG di Lisbona. Se ne è parlato anche durante quella serata. Di Lisbona abbiamo parlato prima di tutto con gli stand del pomeriggio, che erano proprio pensati sulla Giornata Mondiale della Gioventù, perché gran parte dei giovani che erano presenti alla Veglia delle Palme, che poi dopo sono quasi tutti coloro che parteciperanno anche alla GMG quest'estate, non sanno cos'è la GMG, per cui abbiamo ricreato delle attività che permettessero loro di capire, di comprendere cos'è la Giornata Mondiale della Gioventù, che è festa, ma non solo, è anche un pellegrinaggio, è un momento di preghiera ed è anche un momento di scambio di Chiesa Universale. Quindi abbiamo, con dei giochi, insomma, con delle attività, cercato di comunicare questi messaggi a loro. Poi di Lisbona ne abbiamo parlato anche nell'incontro con il vescovo, il quale si è fermato appunto sul tema che noi abbiamo indicato per la serata, in particolare appunto sulla gioia e sulla dinamica di vita e morte che al mattino di Pasqua le donne assistono e che anche noi incontriamo e viviamo nella vita di tutti i giorni, e che soprattutto in questi giorni appunto del tempo di Pasqua anche noi appunto riapprofondiamo e rimeditiamo. E poi la sera, durante il concerto, non si è parlato tanto di Lisbona in sé, ma di quella gioia che il cristiano ha nel suo cuore, con la quale è invitato a contagiare anche, insomma, la realtà in cui vive, la realtà di cui è circondato. Bene, un grazie a Don Gianluca. Adesso andiamo a sentire le parole del vescovo. Durante la serata sentirete il dialogo con
i ragazzi, con i ragazzi presenti, e vi diamo un arrivederci, un risentirci ad un prossimo nostro incontro, magari ancora sul tema proprio della GMG. A presto! Don Franco, provando ad incrociare un attimo il Vangelo con la vita dei giovani, abbiamo pensato a tre domande che penso ci portiamo dentro un po' tutti, grandi, giovani, adulti, anche anziani, tre domande che ci toccano proprio un po' dal dentro della nostra profondità, della nostra vita. Domande che riguardano la vita, la morte, un po' anche come affrontare le difficoltà e soprattutto come essere testimoni della gioia nel mondo. Ecco allora che con i ragazzi le poniamo queste tre domande alla ricerca un po' di una risposta. Vita e morte. Il Vangelo che abbiamo appena letto è iniziato con le donne che al mattino presto si alzano e vanno a piangere la tomba di Gesù che è morto. Ci rivediamo in loro quando piangiamo e soffriamo per la morte di una persona che ci ha voluto bene e alla quale abbiamo voluto molto bene. E allora ci poniamo delle domande. Perché Dio ce l'ha tolta? Ha senso vivere se poi dobbiamo morire? Lei invece ha mai sofferto per un lutto? E se sì, come ha reagito? È difficile dare una risposta, soprattutto perché le prime domande sono quelle più importanti. Cercherò di sedermi accanto a voi. Intanto vi saluto tutti, vi abbraccio, che siete venuti così numerosi, così in tanti. Al nostro appuntamento attuale, che forse per i giovani il più significativo dell'anno, proprio davanti al portale della Settimana Santa. Nella Settimana Santa avviene il passaggio verso la Pasqua, voi sapete, no? Pasqua vuol dire appunto passaggio dalla condizione di tristezza, di mancanza, di ricerca, di attesa, a una condizione di gioia, di vita, di ripartenza, di fiducia, di speranza. Ecco, ci sono tanti passaggi nella vita, però questo della Pasqua è il passaggio più radicale. Allora vorrei con voi fare questo esercizio, poi cercherò di dirvi una piccola cosa sulla l'ultima parte lì della domanda che tocca a me personalmente. Vorrei che tutti voi facessimo Tutti noi insieme facessimo questo esercizio. Proprio in questi giorni cadono 3 anni, dal momento più grave del Covid, che poi è stato seguito purtroppo nell'ultimo anno anche dalla guerra, e questo ha creato attorno a noi un senso di insicurezza, di sfiducia, di incertezza. E credo che soprattutto la prima fase è stata vissuta quasi, ci è stato imposto di chiuderci in casa, evidentemente per ragioni sanitarie, e poi piano piano nelle altre fasi a volte è venuta fuori la rabbia, è venuta fuori perché ci erano tolti gli elementi essenziali della nostra vita, come ci è stato ricordato persino dal sindaco all'inizio, erano quelli della relazione, del poter andare a scuola ma dentro un contesto così di incontro, di stimolo, di confronto. Anche la retorica che abbiamo fatto i primi tempi sulla DAD, però dopo un po' ci si è accorti che anche la trasmissione del sapere, la scuola, l'incontro con le persone non può andare avanti proprio così. L'altro giorno, scherzando, mi è capitato di assistere via Skype ai 70 anni di mia sorella e a 10 centimetri da me mangiavano bellissima torta. Era lì a 10 centimetri, però io non l'ho mangiata la torta. Vi assicuro che era proprio, capite, che io sono un bel testimone per le torte, no?
Ecco, anche con la messa a volte succede così, che la gente ha imparato a vederli in streaming e dice, ma forse è la stessa cosa. Ma come sarebbe amare una ragazza in streaming? Stamattina è venuto da me un ex ministro e dice, io ho 2 anni che partecipo a un consiglio di amministrazione di un grande ospedale e però non è la stessa cosa. Ecco, io vi dico di fare questo esercizio. Proviamo a guardare dentro questi ultimi 2 o 3 anni e per chi ha qualche anno in più dietro gli ultimi 5 anni e vedere se abbiamo dentro qualche ferita, qualche angoscia, qualche dubbio, qualche difficoltà, qualche lutto, qualche morte, qualche mancanza, qualche perdita. E parliamone. Abbiamo il coraggio di parlarne, prima con gli amici, le persone che sono capaci di ascoltarsi, poi anche con quelli che ci stanno intorno. Se lo teniamo dentro non va bene. Ecco, questo è il primo esercizio che bisogna fare. Le donne vanno al sepolcro, gli altri qui dice per visitare la tomba, gli altri evangelisti dicono per fare il gesto della tenerezza a ungere il corpo, sapete che gli antichi ungevano il corpo, imbalsamavano, non tutti col sistema egiziano, ma insomma che esigeva molti riti. È interessante che sono rimaste solo le donne che vanno a fare questo gesto, perché gli uomini accanto chiudono le tombe, mettono i sigilli, si assicurano che non sia solo morto, ma anche sepolto. Perché gli uomini potenti fanno così. Tanto per dire che uno proprio finita la sua carriera umana, si dice ancora adesso, pensate, a partire da questo testo, è morto e sepolto. Ecco, io vi dico di stare un po' dentro questo buco nero, di stare un po' a bagnomaria dentro questa cosa. Perché solo così possiamo in qualche modo trovare uno che ci dà una mano a uscire. Parlavo con Matteo a mezzogiorno, 7 anni fa, mancano pochi mesi, il mio fratello più giovane, adesso ne ho visto in giro uno alto così, era 1,95, un armadio, sapete quelli lì che si aprono la mano, aprono l'anta, un male infausto, in 2 anni e 3 mesi è andato. Era direttore di una ditta di 250 operai, pure piano piano ci ha lasciato. Come è stato possibile per me vivere questo momento? Vi devo dire che ho perso il papà, la mamma, il papà relativamente giovane, la mamma un po' più anziana, però non mi è mai venuto in mente il sogno, invece mio fratello sì, ogni tanto mi viene. Aveva 58 anni quando ci ha lasciato, una ragazza di 33 anni, potrebbe essere una di voi che ha perso l'amico, il fratello, il papà, la mamma, in giovane età. La mia domanda semplice che mi ha aiutato anche di fronte a questa cosa di mio fratello, e la lascio un po' sospesa, è questo. È possibile che una vita che si conclude anche in un arco di tempo troppo breve, no? La morte del giovane, voi sapete, è sempre patita come un'ingiustizia. La mia domanda è, possibile che questa vita vada a finire nel nulla? La vostra, che avete già vissuto 15, 17, 18, 20, 25 anni. Quello che noi stiamo vivendo è destinato ad essere rinchiuso in 40, 50, 70, 80 anni e poi finire, o ha dentro uno spunto, c'è nel libro della Sapienza una bellissima espressione che vi regalo, dice così, una nozione di eternità, una specie di imprinting, di impronta di eternità. Vuol dire che tutto quello che state facendo, che avete fatto questa settimana, questo ha valore perché c'è dentro questa impronta di eternità. Tutto passa, tutto adesso si dice che è liquido, persino sta diventando gassoso, eppure c'è dentro questa impronta di eternità. Ecco, io direi così. Io non ho ancora superato la perdita di mio fratello, come vi ho detto ogni tanto mi viene in mente,
non posso dirvi cose più intime perché non si può dire tutto il dolore. Però ho avuto tante persone che mi hanno voluto bene in questo momento e io spesso vado avanti ricordando lui. Speranza oltre il fallimento. L'angelo dice alle donne: non abbiate paura. A volte questo ci sembra impossibile. La società ci vuole perfetti, sempre prestanti, persone di successo e popolari. Sui social si esalta il lato ideale della propria vita. Sembra che non ci sia spazio per l'errore e la sconfitta. Ci sentiamo spesso inadeguati, inadatti, incapaci, sfiduciati. È difficile per tutti, ma alcuni di noi non ce la fanno a reggere questo peso. Società. Abbiano con se stessi o con il sistema. Altri si fanno del male, arrivando anche al suicidio. Come reagire ai momenti difficili, al fallimento, quando sembra di aver toccato il fondo e di aver perso tutto? Dove possiamo trovare la forza per andare avanti? Ecco, se avremo il coraggio proprio di stare un po' con noi, anche a toccare l'oscurità, l'abisso, della sofferenza, persino della morte, comunque della mancanza, della carenza, qualcuno può sentirsi più solo, non compreso, non avere troppi amici. Forse possiamo capire questa che qui non siamo davanti a una pagina del Vangelo, ma siamo davanti al centro del Vangelo. Il centro del Vangelo dice così: non cercate tra i morti colui che è vivo, non è qui, è risorto. Non va cercato dalla parte sbagliata, tra i morti, ma va cercato dall'altra parte. In Matteo, il testo che avete lì davanti, è detto ancora: so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui. Marco è ancora più potente, dice: non cercate tra i morti, non è qui. Va cercato, dovete prima di tutto disorientare lo sguardo. Lo sguardo deve essere disorientato, deve cambiare orientamento, direzione. Non va cercato tra le cose morte, tra i morti. Gesù non è più tra i morti. Non è che Gesù è rimasto fermo là 2000 anni e adesso lo prolunghiamo noi. No, no, Gesù è presente se non lo cerchiamo più tra i morti, ma tra le cose vive, in tutti i 1000 frammenti di vita di questa settimana. Per dirlo in modo più concreto, chi mi ha già sentito altre volte sa che io amo un versetto che in latino è bellissimo, dopo ve lo traduco in italiano perché ormai che sa il latino c'è più quasi nessuno. Dice così, proprio appartiene alla sequenza pasquale, cioè a questo canto che si recita prima del Vangelo di Pasqua, quindi prima di questo Vangelo. Dice così: Mox et vita duello conflixere mirando. La morte e la vita si sono affrontati, conflixere, duello mirando, in un prodigioso duello. Bellissimo anche il latino, mi sapete, mette alla fine di ogni versetto duello e mirando. Ecco dove va cercato Gesù. Va cercato dentro questo duello tra la vita e la morte. Tu sei un ragazzo, tu sei una ragazza che è capace di far prevalere la vita sulla morte, la prossimità sulla lontananza, la forza sulla debolezza, la vicinanza sulla dimenticanza. C'è uno capace di contagiare vita o appartiene alla tribù dei musi lunghi? Ecco, attenzione che la morte e la vita si sono affrontati in un prodigioso duello, non vuol dire l'ultimo giorno. La morte non è quella dell'ultimo giorno, è dentro ogni giorno. E ogni giorno tu devi essere capace di far prevalere più vita che morte. Più forza che debolezza, più attenzione che svagatezza. Sarebbe bello che voi sul vostro foglio dopo, sul retro, qui davanti c'è scritto parola del vescovo, no? Dietro scriveste 10 coppie dove la morte e la vita entrano in questo prodigioso duello. Le vostre, dove fate fatica ogni volta a far vincere un po' la vita sulla morte. Avviene dentro ogni momento, eh?
quando sei da solo, quando preghi, quando studi, quando stai con i genitori, quando sbatti la porta di casa perché vuoi trovare un po' più di libertà. In tutti i gesti che noi facciamo siamo messi sempre di fronte alla condizione di guardare non qui dove la morte lavora e ci divora, ma dall'altra parte dove la vita ci fa risorgere. Non dimenticate che il verbo del risorgere è un verbo che dice che ti fa alzare in piedi. Risorgi, in greco lo stesso verbo di alzati. Papa ci ha stufito fino alla fine dicendo: non voglio giovani seduti in poltrona, no? Sul divano, ricordate, no? C'erano in giro divani da tutto il mondo, c'erano in giro. Però è un po' vero, abbiamo bisogno di giovani. Ora, io ho letto un libro che è intitolato Esistere o funzionare, dove descrive la differenza tra 30 anni fa e oggi e dice che mentre la mia generazione, la mia purtroppo c'ho qualche anno in più, qualche primavera in più, ci dicevano guardate che si può cambiare il mondo, noi ci abbiamo persino creduto, dopo non siamo riusciti magari a cambiare neanche qualcosa che stava vicino, però c'era un clima un po' esaltato ed esaltante. Anni 60, 70, 80, se c'è qui qualcuno, fino all'89, la data fondamentale è l'89. E dopo invece dice la nuova generazione dall'89, oggi sono già passati 30 e rotti anni, invece gli hanno detto preparatevi perché domani dovrete lottare, sarà una battaglia, preparate l'elmetto, lo scudo, non sarà una corsa. Per cui siamo un po' tutti timorosi, siamo un po' tutti nella condizione di dover mettere su la corazza per resistere a chissà quale nemico. No, non è così. Anche per voi dovete far prevalere la vita sulla morte, la forza sulla debolezza, la prossimità sulla lontananza, la gioia sulla tristezza. Pensate quanta gente che sono in giro, tu li guardi, c'ha l'occhio da pesce lesso. Sapete, quelli che ti guardano nell'occhio dicono, ma sorridi un po'. Sento dentro più forza io che ho 73 anni. Se ti guardo e ti tocco, mi congelo. Non male. Ecco, dobbiamo essere così. È bello, perché l'angelo, cioè la voce che viene dall'alto, dice una cosa sola, che non è dove pensiamo che sia noi Gesù. Là nel luogo del fallimento, va cercato in un'altra direzione, non è qui, è dall'altra parte. Bisogna educare a guardare dall'altra parte, dentro il gruppo, dentro i rapporti. Questo non vuol dire che dobbiamo diventare, iscriverci tutti alla tribù dei musilunghi, si può divertire, ci si può fare, ma pensate che noi facciamo poco, il nostro è diventato un cristianesimo del termometro che si misura continuamente sotto come sto, come non sto. Andate qui in farmacia, ho visto due belle farmacie, a vedere se c'è il termometro che misura come sto. Non c'è, non lo distribuiscono, neanche a pagarlo tanto. C'è un posto invece dove facendo qualcosa, buttandosi, pensate al volontariato, pensate, perché se tu fai una cosa e funziona, è bella, ti dice, ah ma allora valgo, allora sono importante, allora mi è riuscita una cosa, allora non sono come mi descrivono, allora non c'ho bisogno di cambiare il profilo Facebook tutti i giorni o su TikTok a fare... Il mio profilo è in ciò che faccio, non in ciò che appare. Tenete un po' di più di roba in magazzino, non mettete tutto in vetrina. Invito tutte le ragazze a venire con me in via della Spiga a Milano, è la via della moda per eccellenza. In questa via, che è la via della moda, tutte le vetrine hanno fuori una cosa sola. Non sono affollate di mille cose, non mettono tutto fuori, se no nessuno entra in negozio, no? C'è fuori una cosa sola, bella, messa lì bene, con mano, con mani, perché ciò che si deve far vedere deve essere come l'iceberg, un decimo di ciò che siamo. Ecco, tenete dentro il vostro orecchio questa cosa, Non è qui, ma è risorto nell'altra direzione.
La vita va cercata dove noi non pensiamo di trovarla. Testimonianza di gioia. Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Veglia delle Palme, Ruth dei Giovani, Capodanno di Tesè e GMG sono momenti di grande ricarica della fede, nei quali vediamo il volto gioioso e giovane della Chiesa, che non sempre ritroviamo nell'ordinario. Spesso le nostre comunità non sono così gioiose e accoglienti. La liturgia è difficile e rigida. A volte abbiamo anche l'impressione che non ci sia interesse per Gesù e per noi giovani. Quindi come possiamo testimoniare la nostra fede con gioia nel quotidiano? Ecco, tutti i brani della risurrezione terminano con due parole, timore e gioia. Noi purtroppo abbiamo un'interpretazione negativa della parola timore. Invece timore è l'altra faccia della medaglia della parola gioia. Non è l'altra faccia della parola sono felice, sono contento, perché appunto la felicità è intermittente. La gioia invece ha come altra faccia della medaglia il timore, cioè l'idea che quando vivo una cosa, pensate, una bella sera con gli amici, la vivo bene se non voglio vivere tutto lì quella sera lì, se no sbrocco, si dice ancora questo verbo, ogni tanto mi devo. Quando voi vedete l'amico che per fare il simpatico eccetera fa l'elefante in cristalleria, vuol dire che o quella sera lì fa colpo oppure lascia un pezzo da vivere anche domani. Per esempio l'amore uomo-donna si vive solo così. Se non vuole consumare tutto, se no alla fine il primo che sei consumato sei tu. Ma se lascia ancora un po' da vivere, dell'altro da vivere, anche domani c'è tempo. Perché allora ti aiuta a vivere. Questo è il timore, è l'idea che le cose belle non possono essere consumate tutte, ma devono lasciare ancora una cosa che oltre è altro. Bello, no? Pensate le cose che avete vissuto nell'ultimo mese. Per questo anche il carnevale non è più interessante, perché ogni weekend è carnevale, ma come fa a essere la vita sempre carnevale? Sarebbe come una pagina su cui ci sono solo righe scritte senza spazi bianchi. Come fai a leggere quella pagina lì? Tutte le parole vanno insieme, si fondono, si confondono. Non siamo solo fusi, ma confusi. Di gente fusa ce n'è in giro mucchio. Di gente confusa ancora di più. No? Ecco, chi ha il senso del limite di ciò che può, di cui può godere, c'è anche, trova dall'altra faccia della medaglia la gioia. La gioia, ecco, questo è il mio augurio per quest'anno. È la certezza profonda, quella che sta sotto sotto, Domani mi è andato male, fa niente, la gioia non viene toccata. Che siamo abitati da una presenza, che Lui ci è vicino. Ci è vicino Lui e tutti coloro che in qualche modo riflettono Lui. I nostri genitori, i nostri amici, gli educatori, le persone che ci vogliono bene, i sacerdoti, ma anche le persone della città. Ecco, la gioia è la certezza che può succedere qualcosa, persino le cose drammatiche di questi tre anni, ma quella fascia lì profonda della vita non viene toccata perché è amorfa, no, non viene toccata perché lì è custodita da una certezza radicale profonda. La differenza è che il cristiano non cerca la felicità, ma cerca la gioia. E Gesù dice, andate in Galilea, là io vi precedo, avete notato, no? Interessante, perché dice ai discepoli, alle donne, di cominciare il loro cammino nel mondo del luogo dove avevano cominciato con lui. Gesù comincia in Galilea, va a Gerusalemme e dice che però la missione comincia dalla Galilea, e Matteo poi è proprio sul monte della Galilea che inizia la missione. Ma lì vi precedo, bello il verbo. Anche quando tu pensi di andare, lui ti precede.
è sempre un passetto avanti, perché tu non perda la direzione, non perda il cammino, non perda... Ecco, allora questa è la gioia. Noi moriremo perché saremo isolati, viviamo come se fossimo delle isole, capito? Il vecchio detto che diceva nessun uomo, intendendo anche nessuna donna, è un'isola. Ma noi difatti viviamo come se abitassimo in un arcipelago. Siamo insieme, ma come isole. Questo è uno dei mali moderni, proprio più sicuri. Lo si vede ad occhio nudo, non c'è bisogno. Di isolamento si muore. Ecco, da quel momento Gesù intanto ha cominciato a dire: voi quando andate, andate due a due. Ricordate? Andava sempre due a due. Perché dice il libro del Coelet: se uno cade, l'altro lo solleva. Bello. Vedete, nel cristianesimo ci sono dentro tutte queste cose. Io ho una cosa solo da dirvi. Io purtroppo nella vita mi è capitato di studiare tanto, di leggere, di attraversare i 2000 anni di cristianesimo. Adesso sono in giro tutti che hanno paura di affrontare quattro gatti. Ma il cristianesimo, se uno pensa quando si è inserito nel mondo greco-romano, era come se avesse davanti il confronto. Gli americani di oggi sono due cowboy da non scrivere sul giornale, perché sui giornalisti qui, capito? Poi hanno trovato, nel 430 c'era già Attila alle porte di Roma, eppure... Arriva in Africa e Sant'Agostino scrive il De Civitate Dei. Cioè, non si chiude in casa, ma scrive un'opera che influenzerà 2000 anni. E poi avanti, i franchi, li chiamavano barbari allora, capito? Adesso bisogna chiamarli ciascuno col loro nome, perché sennò non è politicamente corretto. E noi dobbiamo aver paura di un mondo che è fatto solo di persone isolate. No, non abbiate paura, perché noi... portiamo dentro di noi la gioia. Se aveste qualche dubbio, sappiate che il vostro vescovo vi precede. Grazie Don Franco per queste parole. Insieme vogliamo chiedere al Padre di aiutarci ad essere vivi, ad avere sempre fede nella vita che vince la morte, di darci la forza quando magari le persone non hanno fiducia in noi o magari sembrano un po' abbatterci anche con le loro aspettative, e quando anche magari non ce la facciamo a vedere oltre i nostri fallimenti, le nostre piccole sconfitte. E poi di essere nella gioia, testimoni della gioia, di quella vera, di quella che viene dal Signore. E insieme diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. E il Signore ci accompagni questa sera, nell'altra metà della sera che vivremo insieme, con la mensa comune, poi questo momento in cui attraverso un linguaggio nuovo vogliamo fare e introdurci nella veglia della Settimana Santa. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Raccontate a tutti la gioia di percorrere strade nuove nel Signore, andate in pace. Diamo grazie a Dio. Facciamo un applauso al nostro vescovo per manifestargli il nostro affetto, la nostra gratitudine per quello che ci ha donato e per quello che vivremo ancora insieme.